Pierandrea, pronti. Buon pomeriggio. Grazie. Che ben arrivato a Lecce, due partite in cui avete perso dei punti per strada, sono arrivati questi due pareggi, ma si sono viste tante cose buone, soprattutto da ruoli esterni difensivi. Sì, diciamo che c'è tanta rabbia perché abbiamo perso 4 punti che si poteva tranquillamente evitare. E con questo tipo di modulo noi esterni riusciamo a spingere di più, abbiamo più spazi e mettiamo in pratica le giocate che proviamo durante la settimana. Ma quale delle due partite ha fatto più male nel morale aver subito il pareggio? Per me è la partita col Benevento. Perché andare avanti, sai, fare gol non è così semplice. Insomma, abbiamo fatti 3 ed essere recuperati di 3 gol comunque è una bella batosta, soprattutto per gli errori che abbiamo commesso. La stessa cosa si è verificata anche con la Salernitana e non è una questione fisica, è più una questione mentale e di gestione della partita. Perché anche con la Salernitana si è andati in vantaggio 2 volte e quando prendi gol non è il singolo che sbaglia, ma è un susseguirsi di errori che alla fine ti causano il gol. Come è stata questa settimana senza la partita? Che cosa avete lavorato? Credo su questi aspetti. Sì, esatto, abbiamo lavorato sulla fase difensiva, sui cross. E diciamo che è stata una settimana importante dove abbiamo aumentato un po' i carichi di lavoro e abbiamo visto i video e abbiamo cercato di recuperare questi errori, quindi con il lavoro. Senza l'altro, il suo calcio non va molto d'accordo. Lei iniziò, dovrebbe essere 50. Esatto. Sì, sì, agonistica, sì. Io praticamente durante la settimana facevo allenamenti di calcio e poi il sabato giocavo e la domenica facevo queste gare. Poi, come ha detto lei, feci 5 anni, poi dovetti decidere cosa fare e scelsi di giocare a calcio. Sì, sì, riuscivo, perché comunque ero abbastanza iperattivo, la stessa cosa la vedo in mio figlio, mi rispecchio, cioè mi vedo me da piccolo, nel senso che avevo bisogno di sfogarmi, perché comunque ero abbastanza pesante. Sì, 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 la domenica capitava che arrivavo a casa con la coppa e i fiori, ce l'ho ancora in cantina a casa dei miei, e i fiori, quindi mia mamma era contenta. Sì, poi decisi il calcio, esatto. Ma la faccia era rimasta? No, un po' meno. No, no, no. Senta, lei è uno che in carriera spesso ha una tua libertà, Piacenza, addirittura 4-5 anni, una vita insomma. È stato 2 anni a Navarra, è stato... cioè, sì, se mi trovo bene, sì. Poi ci sono i progetti, magari quando inizi a capire che non fai più parte del progetto è meglio cambiare aria. La squadra nella quale, secondo lei, ti rincanti di più? Diciamo, l'annata è stata un'annata particolare, è stata l'anno a Bari, perché fallimmo durante l'anno, eravamo quart'ultimi in classifica. E da dopo il fallimento riuscirono a centrare i playoff. Diciamo che quella è stata un'annata particolare. Sì. 6 mesi. Sì. Sì. Ascoli è stata anche lì un'esperienza positiva. E a Piacenza quell'anno lì avevo trovato poco spazio. E quindi decisi di andare a giocare in prestito, andai ad Ascoli e lì ci salvammo con, se non sbaglio, 4-5 punti di penalizzazione. Quello
Quest'anno no, la vedo una buona squadra, anche perché comunque negli ultimi anni la Serie B si sono attrezzate tutte le squadre e ogni partita è sempre difficile. Sì, giusto. Eh sì, beh, quello là è, diciamo, è un obiettivo, però anche far fare gol agli attaccanti è sicuramente importante. Poi se arriva il gol è meglio, è una cosa in più, però anche magari servire nel modo migliore gli ottimi compagni. Diciamo un po' tutti e due. Nel senso, io come giocatore penso di essere generoso, però anche, diciamo, velocista. Sicuramente, ma noi come anche i centrocampisti siamo tutti importanti. Appunto, in settimana stiamo sviluppando delle giocate che possono far male all'Ascoli, però non è solo una questione di noi esterni, ma io penso che tutta la squadra sia importante per servire gli attaccanti. Le impressioni da quando sono arrivato sono totalmente positive. Io mi sono inserito bene, ma non è merito mio, ma è merito di chi c'era già qui, che ci ha accolto a braccia aperte e ci ha fatto inserire subito in questo gruppo. Diciamo che una cosa che non deve mancare è l'entusiasmo, quello ci deve essere sempre e si vede che c'è, perché anche la prima partita in casa c'erano tantissimi tifosi a sostenerci. Diciamo che possono essere fondamentali nei momenti, in tutti i momenti, ma soprattutto nei momenti di difficoltà. Perché ad esempio una cosa che forse un pochino è mancata anche personalmente l'anno scorso è che nei momenti di difficoltà, a posto di aiutarti, incitarti, magari ti insultano, te vuoi o non vuoi, li senti. Quindi indubbiamente avere così tante persone che ti sostengono, fa sicuramente piacere, magari ti dà quella cosa in più quando non è più.